Ciao a tutti, amici dell'Occhio del Cineasta. Io sono Stefano e in questo video andrò a mostrarvi alcune delle ultime uscite on video di Pralio Pictures riferite al mese di ottobre 2024. Pralio Pictures mi ha inviato alcune edizioni on video piuttosto interessanti che andremo a visionare rapidamente all'interno di questo video, ovviamente dopo una brevissima sigla. Iniziamo questa carrellata di questi home video con l'edizione Anime Factory. La prima che ho ricevuto è quella dedicata alla serie Cowboy Bebop, contenente nel suo interno 4 dischi. Questa è un'edizione DVD. Prima però stranamente dei classici cartonati che possiedono proprio le edizioni Anime Factory e Big Night Factory dell'etichetta sempre di Premium Pictures. Qui abbiamo una locandina molto accattivante, come penso siano i personaggi protagonisti di questa serie TV che onestamente non conosco. Qui abbiamo la costina, una costina molto semplice col simbolo di Anime Factory. E qui abbiamo i retro di copertina See You Space Cowboy. La serie TV più originale negli ultimi anni si riporta in pieno stile anni 70 attraverso le esplosive avventure intergalattiche dello scansonato e misterioso cacciatore d'Italia Spike Spiegel e il suo socio Jet Black. Nel corso delle loro scorribande si uniranno all'equipaggio dell'astronave Bebop anche la sensuale Faye Valentin, l'hacker adolescente Ed e il prodigioso cane Ain. Il bizzarro gruppo si troverà scaraventato in una giranola di eventi tra killer, casinò interplanetari, terroristi, virus, alieni e camionisti spaziali, e ognuno di loro ha un passo denso di ombre perché ora sta per tornare. Questa edizione in video contiene la serie completa contenente episodi 1-26 in una versione integrale senza censure, diversamente da quanto uscita precedentemente nel mercato o in video. Riguardo ai contenuti speciali troviamo extra, opening textures, ending textures, le vacanze estive di N, spot, videoclip tank, session o 0. Lingue: italiano 5.1 Dolby Digital, giapponese 5.1 Dolby Digital, sicuramente un audio di ottima qualità. Mentre il menu abbiamo quello in italiano e i sottotitoli in italiano. Il tutto, esclusivamente gli extra, ha una durata di 609 minuti, una durata piuttosto cospicua di questa serie, costituita da 26 episodi che completano appunto questa serie TV. Il bolino sia è posizionato nella giusta posizione. Vi mostro rapidamente le immagini nel dettaglio. Tre immagini ma piuttosto interessanti e accattivanti. Qui abbiamo il classico foglietto Anime Factory e qui abbiamo questa presentazione dei contenuti che troviamo all'interno di questa edizione on video. Sesso 1 Asteroid Bruce, sesso 2 Stray Dog Strut e tutti i titoli presumo di tutte le puntate. Il primo disco contiene la puntata dalla 1 alla 7, il secondo dalla 8 alla 14, il terzo dalla 15 alla 20 e il quarto disco dalla 21 alla 26. Devo dire che a livello di grafica di queste
di questi dischi si poteva forse fare qualcosina in più, ma nonostante questo è un'edizione o un video piuttosto ordinata nella sua semplicità. Qui invece abbiamo una grafica molto ben fatta. E questo è tutto per la prima edizione o un video, quella centrata sulla serie TV Cowboy Bebop. Se l'avete già vista, lasciate un commento nei dettagli. E se avete visto anche gli altri film, se volete dire il vostro pensiero su questi film, andate sempre a commentare dicendo il vostro pensiero, sia sull'edizione o un video, che sia sui vari film o serie TV. Seconda edizione un video Anime Factory è Blue Joint, una limited edition Blu-ray più spessa CAD. Qui abbiamo nuovamente il cartonato, onestamente non so perché nella tradizione un video non è stato fatto anche cartonato, una cosa un po' particolare. Comunque, Blue Joint ha una locandina piuttosto accattivante, inerente al mondo musicale. Tamburi, pianoforte e tromba. Qui abbiamo la costina, sempre questo Blu-ray Anime Factory e Toho. E qui abbiamo il retro di copertina. La vita di De Miyamoto cambia quando scopre il jazz. Prende in mano un sassofono tenore e si esercita ogni giorno. Dopo aver lasciato la sua città natale, Sendai intraprende la carriera musicale a Tokyo con l'aiuto del suo amico Sunji. Un giorno Dai suona con passione e dal cuore e convince il talentuoso pianista Yukinori a fondare una band insieme. Insieme a Sunji, una batterista principiante, formano la band di tre elementi jazz. Ad ogni esibizione dal vivo si avvicinano sempre di più al loro sogno di suonare al Soul Blue, il jazz club più famoso del Giappone, nella speranza di cambiare per sempre il mondo del jazz. Basato sul manga di Shinji Ishizuku, Blue Joint di Yuzuru Takikawa, è un commovente inno al potere del jazz con la musica originale di Hiromi. Extra, teaser, original preview, spot TV e trade italiano. Lingue, italiano 5.1 DTS HD Master Audio, giapponese Dolby Atmos. Menu italiano, sottotitoli italiano, durata 119 minuti circa extra esclusi. Qualità video 1080p, lo stanno ovviamente per il mono Blu-ray, in 16 ore 1.78.1, presentato con una risoluzione in 1920x1080 pixel, 23,98 frame al secondo. E poi abbiamo qualche interessante immagine del film. Un film a tema musicale, basato proprio su una passione per questo mondo della musica jazz. Qui abbiamo una grafica che ripiglia appositamente da locandina del cartonato del film, anche sul Blu-ray disc. Qui abbiamo una costina, identica anche qui a questa del cartonato. E poi abbiamo un retro di copertina molto molto semplice, forse anche qui per gli standard di anime, dell'edizione Anime Factory, si poteva fare una grafica decisamente più interessante, diciamo, che forse almeno qui diversa e qui un po' più interessante. Entriamo all'interno, abbiamo qui una card da connessione che si fa alla locandina del film, una cartolina piuttosto ben realizzata in cartonato, piuttosto resistente.
stanno anche qui, però che non ho messa dentro una plastica come nelle altre di Sony o un video, che magari si potrà anche tenere ma meglio e più con cura, senza rischiare che si supi a lungo andare. Qui abbiamo il solito foglietto Anime Factory e qui abbiamo all'interno dell'Amarai una grafica piuttosto ben realizzata con il nostro protagonista che suona sotto questa notte in questo luogo con questo fiume. Una immagine piuttosto buia, onestamente, però che fa il suo effetto. E questo è tutto anche per Brue Zant. Passiamo ora a un'edizione di V3 edizione ovvio Raki Red, ovviamente tutte realizzate con Pradio Pictures. E ora abbiamo Marcello Mio. Questo invece è un film che ho già visto grazie a Lucca Film Festival, dove sarà Chiara Mastroianni che ha presentato proprio il film, dato che il festival era in onore del padre Marcello Mastroianni. Il film è abbastanza interessante e parla proprio della difficoltà di Chiara Mastroianni di interagire con il mondo del cinema come attrice, con il peso di aver avuto un padre così importante nel mondo della cinematografia italiana, ma anche in quella mondiale. È una sorta di viaggio psicologico nella sua difficoltà di distaccarsi da questo mondo paterno, da questo padre piuttosto ingombrante. È un film presentato al Festival di Cannes, selezione ufficiale in competizione. Un film di Christopher Honor, un film francese, con Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, compagna di Mastroianni e madre di Chiara Mastroianni, Fabrice Lucchini, Nicole Garcia, Benjamin Biolay, Melvin Popound, Hugh Skinner. Tutti gli attori in qualche modo sono connessi proprio alla famiglia di Chiara Mastroianni. Danno al film un senso di autobiografico, pur sfuggendo dal concetto di film autobiografico documentaristico. Qui abbiamo una locandina di film piuttosto interessante che si rifà alla serie iconica della Dolce Vita, ambientata proprio a Fontana di Trevi a Roma. Qui abbiamo la costina del film molto molto semplice, con la Chiara Mastroianni che si traveste proprio da Marcello Mastroianni. E qui abbiamo il retro di copertina. Chiara è un'attrice, figlia di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve. Durante un'estate particolarmente tormentata, decide di far rivivere suo padre attraverso se stessa. Si veste come lui, parla come lui, respira come lui, con una tale forza che chi le sta intorno comincia a credersi e a chiamarla Marcello. Contenuti extra, soltanto il trailer, che ha visto anche altri video che io ho realizzato, non, quando vedo soltanto il trailer rimango un po' perplesso, perché nelle edizioni o un video attuali sarebbe importante avere qualche cosa in più, anche in una semplice edizione in DVD oltre il trailer, perché il film possono essere tranquillamente visti dentro le piattaforme streaming e il trailer è disponibile tranquillamente su YouTube. Comunque, come è la regia ovviamente di Christophe Honor, un genere commedia, nazionalità italiana, Francia, durata 116 minuti circa, contenuti audio originale Dolby Digital 5.1 e italiano Dolby Digital 5.1, un audio di tutto rispetto, sottotitoli italiano per non udenti, video 1.85.1 aspect ratio, 16 noni, ovviamente in una qualità tipica del formato DVD, che è nettamente inferiore a quella di un Blu-ray
Però onestamente non mi ricordo ora se le edizioni o un video e usi soltanto in edizioni DVD come mi sembra e non in Blu-ray. Qui abbiamo qualche immagine del film in dettaglio. Noi vediamo la sua trasformazione in Marcello Mastroianni. All'interno abbiamo questo Amarai piuttosto oscuro, che non è che mi piace più di tanto. E abbiamo questa grafica invece ben fatta del disco con Marcello Mio. Una grafica semplice ma che trovo piuttosto adatta per questo tipo di film. E questo è Marcello Mio, una pellicola che non sarà un capolavoro ma che ho trovato piuttosto ben realizzata e che quindi vi invito ad andare a visionare se ancora non l'avete fatto. Ora, altro film, sempre Lucky Land, è L'Adatto di una Fredda Torre, con Edoardo Pesce, Vanessa Scarera, Anna Buonaiuto, Giorgio Corangeli, per la regia di Francesco Frangipane, un film piuttosto autoriale. Questo lungometraggio è stato presentato l'anno scorso alla Festa del Cinema di Roma 2023 nella sessione Grand Public. Ed è anche questa un'edizione o un video in formato DVD. Dall'altro fredatore, qui abbiamo la costina. Una costina molto ma molto semplice. Mentre nel retro di copertina abbiamo la trama e le specifiche tecniche. La normalità di una famiglia composta da padre, madre e due figli viene spezzata da una terribile scoperta. Entrambi i genitori sono gravemente malati, ma solo uno dei due può essere salvato. Spetta ai figli decidere se comunicarglielo e soprattutto decidere chi tenere in vita. Un film molto ma molto particolare come trama e che onestamente un po' mi incuriosisce andando a scoprire. Una scelta drammatica che li obbligherà a fare i conti con il loro passato e che porterà a galla i più feroci istinti. Anche in questa edizione qui abbiamo soltanto come contenuto extra, se così si può definire, il trailer. Mentre è un film ovviamente italiano, genere drammatico, per durata di 86 minuti, quindi anche di breve durata. Come contenuti audio abbiamo un italiano Dolby Digital 5.1, audio descrizione in italiano Dolby Digital 5.1 e sottotitoli in italiano e in italiano per non udenti, con un aspect ratio di video di 2:39:16:9, ovviamente in formato DVD. Qui vi mostro qualche immagine. Un film che sembra piuttosto interessante. Anche qui, come versione precedente di Massimo Mio, c'è sempre questo nero che non mi convince, ma anche qui la grafica, certo, per l'edizione, per la grafica del disco, è piuttosto ben fatta e non si può dire niente. Un film anche questo che mi sembra piuttosto interessante e che mi voglia andando a scoprire. Ultima edizione o un video è quella che onestamente mi incuriosisce di più e che tu esteticamente all'apparenza è più interessante. È l'edizione Blu-ray disc di Lucky Red del film Il ragazzo è l'erone, un film che sono che era da tanto che voglio vedere ma che non sono ancora riuscito a visionare e quindi non vedo l'ora di guardare proprio questo lungometraggio. Premio Oscar, miglior film da animazione. Poi sono appassionato io dei film di Hayao Miyazaki e anche dello studio Ghibli e quindi sono molto curioso di andare a visionare questa pellicola che non ci sa se sarà l'ultimo film effettivo di Miyazaki, ma onestamente un po' ne dubito.
Abbiamo un cartonato morto, ma morto ben fatto al tatto, che sembra piuttosto resistente. Qui abbiamo una splendida locandina del film, messa come copertina di questa edizione. Qui abbiamo una semplice costina, peccato però che qui sia leggermente ammaccata, una piccola pecca onestamente, anche qui è un pochino supata il cartonato. Ora non penso siano fatte così tutte, ma penso che sia stato un semplice difetto di realizzazione di questo cartonato. Poi andiamo dietro, dove abbiamo una grafica molto ma molto ordinata, devo dire. All'interno un booklet da connessione. Spinto nel desiderio di rivedere sua madre, Maito, un ragazzo di 11 anni, si avventura in un regno abitato dai vivi e dai morti. Un luogo fantastico dove la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio. Una storia sul mistero della vita e la creazione, in omaggio all'amicizia direttamente nella mente del maestro Hayao Miyazaki. Contenuti extra sono piuttosto abbondanti in questa edizione Blu-ray in dischi. Contenuti extra: No Storyboard, intervista a Takeshi Honda, 19 minuti. Qui però aspetta, No Storyboard è un contenuto singolo che erroneamente penso che presumo sia soltanto immagini, dato che non c'è scritta la durata di questo contenuto spessore, mentre per intervista a Takeshi Honda abbiamo un'intervista di ben 19 minuti. Poi abbiamo un'intervista a Zoe Isasi di ben 10 minuti, intervista a Toshio Suzuki 5 minuti, disegnare con Takeshi Honda 26 minuti, un contenuto piuttosto importante, video musicale Spinning Globe 5 minuti e poi ovviamente il trailer. E come contenuti spessari non possiamo che essere soddisfatti, perché sono piuttosto interessanti e anche con una durata piuttosto ampia, soprattutto il disegnare con Takeshi Honda. Questa qui è ovviamente una storia originale, sceneggiata e è diretta da Hayao Miyazaki, con musiche di Zoe Isasi e canzone Spinning Globe, interpretata da Kenshi Yonezu. È un film per durata di 124 minuti, nazionalità giapponese, ovviamente genere animazione, sempre se con animazione possiamo etichettare un genere cinematografico. Contenuti audio italiano DTS HD Master Audio 5.1 e abbiamo un giapponese in DTS HD Master Audio 7.1. Quindi se andate a visionare questo film e non vi spaventa leggere il film con sottotitoli in italiano o italiano per non udenti, vi invito a visionare il film in lingua giapponese, avendo per la lingua giapponese una qualità audio con una qualità maggiormente elevata di fronte a quella in italiano, che pur sempre è valida. Ora, questo è il cartonato, un cartonato piuttosto solido, come potete anche visionare. Qui abbiamo invece la marea del lungometraggio, con una grafica piuttosto completamente diversa in questo caso da quella presente nel cartonato, con una grafica anche qui molto a molto interessante. Ovviamente si manca sempre che il film è un premio Oscar miglior film di animazione. Qui la costina e qui un'altra immagine molto ma molto ben realizzata. All'interno abbiamo questo booklet definito da connessione.
un book in cartonato, almeno come copertina. Tokyo, verso la fine della seconda guerra mondiale, nel Pacifico. L'Unisene Maito perde la madre in un incendio e si rifugia con il padre nel paese di origine di sua madre. Si trasferiscono in una vecchia villa situata in un'ampia proprietà, nella quale si trova anche una torre isolata che è diventato il luogo in cui ha il suo nido un airone grigio. Maito prova sentimenti contrastanti nei confronti del padre, capo di una fabbrica che fornisce materiali per lo sforzo bellico, e nella sua nuova matrigna, Nasuko, che peraltro è la sorella minore di sua madre. A peggiorare le cose si è il fatto che per Maito a scuola le cose vanno male. A Maito è stato detto che la torre è stata costruita dal proprio zio di sua madre, che ad un certo punto vi era scomparso al suo interno senza essere mai più visto. Improvvisamente un giorno Nasuko sparisce e Maito si avventura nella torre per cercarla. Guidato dall'aerone grigio si imbarca inconsapevolmente in un'odissea in un altro mondo. Maito si ritrova in un regno bizzarro nel quale la morte e la vita convivono fianco a fianco. Grazie agli incontri con i suoi strabilianti abitanti imparerà a conoscere i segreti del mondo. Qui abbiamo un'introduzione al film, una sorta, e qui abbiamo più qualche fotogramma del lungometraggio e poi note generali, arti, fotogrammi. E poi abbiamo qualche intervista con il regista. Qui c'è il testo per fine della canzone e qui c'è la fine di questa interessante booklet da collezione. Mentre qui abbiamo una grafica all'interno del disco piuttosto simpatica, sembra a tra virgolette potremmo sembrare anche una sorta di Minions dal colore bianco per struttura. Sicuramente sono, presumo, dei piccoli fantasmi questi. E poi abbiamo qui questa immagine interessante di questo disco, il ragazzo e l'erone. L'icono sempre in formato Blu-ray è sempre distribuito da Rakki Ren in formato Blu-ray. E questo è tutto per questa edizione home video e anche per tutto il video unboxing dedicato alle uscite di ottobre di Plaio Pictures, che onestamente non ha distribuito soltanto questi edizioni home video ma anche molte altre piuttosto interessanti, partendo anche dalla prima stagione di Arcane, che sono un'edizione video che mi interessa particolarmente e che forse prima o poi riuscirò a portare all'interno di questo canale unboxing. Se questo video veramente è stato di vostro gradimento, vi invito a lasciare un mi piace al video e se volete ad iscrivervi al canale YouTube dell'Occhio del Cineasta. E spero di rivedervi al prossimo video. Un saluto e, come sempre, buon cinema e buona settima arte. Ciao!